qui con Mister Palo al termine di Sant'Angelo 1, Corticella 4. Mister, possiamo dire che i primi 2-10 minuti sia del primo che del secondo tempo sono stati fatali oggi al Sant'Angelo, perché sono stati i minuti in cui abbiamo preso tutti e quattro i gol, due nel primo tempo e due nel secondo? Allora, prima di tutto voglio chiedere scusa a parte di tutta la squadra, ai tifosi, alla società, perché comunque volevamo a tutti i costi una vittoria, regalare un nuovo anno come l'abbiamo chiuso il vecchio anno ai tifosi e alla società. Purtroppo continuiamo ancora a fare tanti errori di attenzione. Poi è normale, se contro la terza o quarta classifica ci viene meno nel giro di un giorno, ci viene meno per febbre. Non mi piace trovare alibi, non voglio trovare alibi, però è normale che se andiamo a regalare UG con la febbre, Diop con la febbre, Confalonieri con la febbre, Necca che non stava ancora al massimo, è normale che possiamo trovare delle difficoltà, però a me non piace trovare alibi. I primi 10 minuti, ma anche secondo me 20-25 minuti, siamo stati non all'altezza nostra, non eravamo noi, non era la mia squadra. E purtroppo dobbiamo ancora migliorare, dobbiamo ancora lavorare sotto questo punto di vista. La squadra oggi non ha giocato e voglio chiedere scusa, continuo a chiedere scusa ai tifosi, perché come al solito a fine partita, dopo un 4-1 in casa, andiamo là sotto, ci battono le mani, ci incitano e continuano a darci quella carica, e purtroppo oggi non siamo stati all'altezza loro, non all'altezza del campionato, della squadra. Sapevamo che era un campionato, il girone di ritorno è tutto un altro campionato, e purtroppo non siamo stati all'altezza e mi dispiace di questo, e chiedo ancora scusa a tutti quanti. Buonasera Giuseppe Quazzoli, Gazzetta Lodigiana. Al di là delle assenze importantissime, perché non viene negato, e della forza del Corticella, certo, comunque non è in discussione, secondo me il dispiacere maggiore è stato che si è passati da un possibile 3-0 a un possibile 2-2, perché sono state due o tre situazioni veramente interessanti in area da poter creare situazioni. Detto questo, il secondo tempo con quell'azione lì gestita un po' male, secondo me, in fase offensiva, dove magari speravano di spendere un fallo, ha comprato quel 3-1 un po' sanguinoso, ma si era vicini, diciamo, al pareggio fino al primo tempo, che cambiava la gara. Cosa pensa, mister? Ma io lo dico da quando sono arrivato: chi è che fa meno errori porta a casa le vittorie, porta a casa i punti. Noi, purtroppo, è brutto dirlo, nuovo anno, errori vecchi, sempre. E purtroppo continuiamo sotto questo punto di vista a non essere cinici, a non essere concreti, e secondo me a non essere anche, non voglio neanche dire poco attenti, perché però dei 29-4, dei 33 gol subiti, secondo me ne abbiamo regalati, perché ancora continuiamo a regalarli gol. A me questa è la mia rabbia, questo è il mio, perché io finora, sì, loro grande squadra, gioco, tanto gioco, bellissimo, però se non regaliamo i gol i primi 10 minuti e i secondi 10 minuti, io non so se la partita finisce 4-1, poi può darsi pure che finisce 6-1, però purtroppo se facciamo errori di poca attenzione dietro e facciamo errori di poca attenzione avanti e facciamo errori che magari, come ha detto lei, si poteva fare anche un fallo lì e non farlo partire dopo 2 minuti, perché noi abbiamo preso gol dopo 2 minuti, e purtroppo è una costante che si può allenare il movimento, si può allenare il passaggio, si può allenare il cross, si può allenare il tiro in porta, però poi diventa difficile allenare queste situazioni, l'attenzione, dopo 2 minuti, star concentrati fino all'ultimo secondo. E purtroppo per questo io sono rammaricato su questa situazione. Pensavo che avevamo fatto uno step di maturità con il Fanfulla, e invece ho visto purtroppo questo step di maturità di squadra ancora non l'abbiamo fatto. E purtroppo dobbiamo affrettarci a farlo, perché le partite sono di meno e i punti nel girone di ritorno valgono doppio, sono doppi perché sono importantissimi. Niente, dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista. Ripeto, non eravamo secondo me fenomeni con il Fanfulla e non siamo a brocchi adesso che abbiamo perso 4-1. Ci deve essere sempre il giusto equilibrio, perché il giusto equilibrio secondo me è la cosa importante per continuare a crescere nel nostro percorso di crescita. È normale che il 4-1 è pesantissimo, preso in casa, però credo che
delle occasioni, delle trame di gioco ci sono state, però se continuiamo ancora sotto questo punto di vista a regalare dei gol anche perché tosta. Come ho visto io, a differenza di quello che è successo nei primi 20 minuti, che si poteva anche presagire il terzo gol, dopo c'è stato uno scenario completamente diverso, quindi l'entrata nel secondo tempo doveva essere anche magari più tranquilla, anche senza cercare subito il due pari. 50-53 minuti, quali sono col recupero, sono lunghissimi. È lunga. Forse perché la squadra è abituata giustamente a giocare con coraggio, però a volte magari bisognerebbe anche... Sì, sì, ma per questo io dico dobbiamo essere maturi e arrivare a quello step di maturità. Dobbiamo essere bravi nella gestione della partita. E purtroppo nella gestione della partita ancora non siamo bravi ed è un peccato su questo punto di vista, perché una squadra che comunque gioca, crea e poi alla fine nella gestione della partita dove magari forzare, dove magari aspettare, dobbiamo essere un pochettino più bravi. Magari sono io il primo che devo dare degli input magari diversi, io ripeto, io sono al capo della squadra e mi assumo tutte le responsabilità sia per i ragazzi che sono andati in campo, sia per i ragazzi che sono entrati, sia per l'atteggiamento e sia per i miglioramenti, sia per gli errori. Quindi io sto qua, ci metto la faccia senza nessun problema perché, ripeto, rifarei tutto, però dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista ed essere un pochettino più cinici, più pratici, più concreti e più equilibrati anche sotto il punto di vista della squadra, di attaccare, di non attaccare, di capire quando pressare, di capire quando stare un pochettino più accorti. Però quelle sono situazioni funzionali e situazionali durante la partita e quindi dobbiamo migliorare sotto questo punto di vista, però ripeto, siamo qui per continuare il nostro cammino ed è lungo, faticoso, lo sapevamo e dobbiamo continuare così. Grazie a lei. Mister, è riuscito a darsi una spiegazione del perché il Sant'Angelo, di questa differenza di rendimento tra casa e trasferta? Insomma, in trasferta fate quasi sempre bene, in casa invece sono nati pochissimi punti finora. Guarda, se avessi capito il problema forse lo riuscivo a risolvere. Purtroppo non riesco a capire questa nostra differenza tra fuori casa e in casa. Forse in casa, fuori casa, mi do una spiegazione, ci stanno un pochettino più di spazi. Noi magari siamo una squadra che attacca lo spazio e magari giocando così magari riusciamo a giocare un pochettino meglio e riusciamo ad esprimere il nostro calcio. Magari in casa ci stanno meno spazi e troviamo questa difficoltà, però io non penso neanche a fuori casa e in casa, è che purtroppo quando diventa difficilissimo, se dopo 2 minuti, dopo 3 minuti, dopo 5 minuti vai sotto già di 2-0 e poi cerchi di recuperarla, ci stai là per recuperarla e boom, e ti succede un'altra volta il secondo tempo che inizi, dopo 2 minuti prendi il gol, poi diventa difficile scalare l'Everest ed è già difficilissimo. E il problema è che non è la prima volta che ci capita, e ci è capitato con il San Giuliano che avevamo recuperato la partita e arriva dopo 2 minuti del secondo tempo, facciamo un altro errore e prendiamo gol. Dobbiamo essere più maturi sotto questo punto di vista e purtroppo questo step della maturità di squadra matura ancora non l'abbiamo fatto e lo dobbiamo fare. E ripeto, io continuo a chiedere scusa ai tifosi perché non se lo meritano, credetemi, non se lo meritano, come non se lo merita la società, come non se lo meritano tutti gli addetti ai lavori della società. Mi dispiace di questo. Grazie. Grazie a lei. Ringraziamo il ministro per la disponibilità, diamo l'appuntamento settimana prossima sul campo del Lentigiò. Grazie e alla prossima. Grazie.